Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato a un accessorio che non è smart per niente, ma è un utilissimo accessorio da scrivania. È una multipresa. Questa multipresa l'ho presa perché mi faceva comodo avere appunto una multipresa sulla scrivania. Poi andremo a vedere perché. Non è ovviamente un accessorio da smartphone, non è un accessorio da video, neanche da foto, però è una cosa utile. Andremo adesso a vedere in dettaglio cosa ci può servire. Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie. Benissimo, andiamo a vedere ora nel dettaglio cosa ci presenta questa presa. Innanzitutto abbiamo, vedete qui, aspettate che l'inquadro, eccola qua, abbiamo le quattro, sono quattro prese normali, diciamo, che possono ospitare ovviamente prese, diciamo, di diverse dimensioni. Abbiamo le due sciuco nei lati, ok? Abbiamo le due sciuco nei lati. La cosa interessante è che abbiamo due prese USB davanti, quindi vi viene l'idea di cosa potrei farci con queste due prese USB? E poi la cosa bella è che abbiamo il tasto di accensione, quindi molto comodo, perché se andate via potete ovviamente andare a spegnere la vostra ciabatta. Ma ora passiamo a collegare il nostro iPad qua per vedere se possiamo pilotare un hard disk esterno, se supporta l'alimentazione. Bene cari amici, ho preso l'iPad con tutti i suoi accessori, ovviamente per essere collegato a quella presa Lightning, i cavetti vari, e adesso andiamo a spaccottare il cavetto e andiamo a ovviamente collegarlo alla presa di corrente che è qua sotto, vedete qua, che lo colleghiamo e vi faccio vedere anche la spia, ovviamente, che si accende e si spegne. Eccola qua, vedete, si spegne e si accende. Anche davanti abbiamo un LED che indica che il nostro accessorio è acceso. Ma ora andiamo a collegare il nostro buon iPad, quindi andiamo con la registrazione schermo. Bene, allora prendiamo adesso il nostro accessorio Lightning, lo andiamo a collegare all'interno del nostro iPad, prendiamo il cavetto ovviamente di alimentazione, lo colleghiamo qua nel Lightning e andiamo a collegare alla presa di corrente qui, quindi andiamo subito a verificare se il nostro iPad si carica. Come potete vedere dal lampino, il nostro iPad si carica. Andiamo a vedere ora se possiamo pilotare questo. È un utile accessorio da scrivania, perché sapete che con i cavetti corti si stacca molto spesso, come questo ovviamente, si stacca molto spesso il disco, almeno a me succede questo. Andiamo un po' a vedere all'interno del nostro file manager se compare i nostri dischi. Forza pallino, dai, eccoli qua, sono comparsi, eccoli qua. Quindi cosa deduciamo? Che possiamo, allora, eccoli qua, aspettate che ho sbagliato, eccoli qua. Cosa possiamo dedurre? Che possiamo ovviamente collegare questo accessorio, lasciarlo sulla nostra scrivania, avere un cavetto corto, ok, corto, perché i cavetti lunghi ovviamente staccano l'hard disk, almeno a me succede così, e quindi utilizzare questo accessorio anche perché non in vacanza, trasportabilissimo. E poi una volta che avete finito di utilizzarlo, ovviamente potete anche spegnerlo, come abbiamo visto prima dalle immagini precedenti. Si spengono tutti i LED e quindi siamo a posto così. Benissimo cari amici, avete visto, questo accessorio è molto interessante. Potete anche agganciarlo alla parete con questi due gancetti che ci sono, questi due buchetti, agganciate e lui sta lì. Io vi rimando al prossimo video, vi ringrazio per aver visto questo video, per il numero di iscritti che sono arrivati, che siamo arrivati a 2000, un gran traguardo per Gennaro. Ovviamente vi invito a iscrivervi a questo canale e seguire gli altri video. Vi porterò sul canale, se non avete già visto, su Instagram il mio schermo portatile, molto carino, molto simpatico, ci sto dentro, non ci sto dentro, bisogna avere ovviamente qualche compromesso. Un saluto da Gennaro, alla prossima! Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!